signori, questa è la season 1. Guarda, guarda qua. Prima di iniziare col video vorrei che tutti voi fermaste subito il video e mi scriveste qual è la cosa che più vi manca del vecchio Fortnite. Non importa da che season avete iniziato a giocare, cos'è la cosa che vi manca del vecchio Fortnite? A me, sinceramente, la cosa che manca di più è il vecchio rumore dello scaracca. Friu a tutti, io sono OttiPFI, detto anche Otti di pura fibra italiana, e bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo nella stagione 1 di Fortnite. E la cosa interessante è che questo sono io di 2 anni fa, ma nonostante ciò sono completamente identico, a parte quel cappello che comunque ho. Come vincere tra i primi 5 in ogni partita su Fortnite? Ascolteremo dei consigli che sono veramente idioti, veramente schifosi, ma io vi dico che una volta questi consigli funzionavano. Questi consigli erano meta. Questo video sto morendo. Ha fatto 389.000 visual, ok? 389.000 visual. Andiamo a vedere questi consigli. Ascoltiamoli. Scommetto che tutti voi giocate a Fortnite, o almeno lo seguite se siete su questo video. Una volta dicevo sempre questa frase. Allora voglio darvi i miei consigli per riuscire a giocare nella maniera migliore a Fortnite. Perché io ero un grande esperto al tempo, dopo tutto. Rapido, ma che fa una gran differenza è di giocare con delle cuffie da gaming. Boia, che consigli! Ragazzi, i rumori e le loro vibrazioni, nonché le casse nel mezzo della partita. Ragazzi, giocate con delle cuffie che sentite i rumori, i passi. Oh mio Dio, che consiglio, non giocate con le casse. Penso che questa sia tipo una delle cose più ovvie che ci sia nel mondo del gaming, ma al tempo chiaramente non si sapeva. Il livello di skill in questo video è assurdo. Una volta atterrati si arriva all'equipaggiamento. Signori, si arriva all'equipaggiamento. Qualsiasi arma che trovate, anche solo una pistolina. No. Tutto quello che non usate lo lascerete a terra in seguito, quando vi equipaggerete meglio. Vi dico di prendere qualsiasi arma, perché in questo modo, se un giocatore è a terra vicino a voi, potrete ucciderlo subito e o comunque avere la possibilità di difendervi se incontrate un giocatore che non vi aspettavate. Ma questi consigli, questi consigli mi avrebbero fatto vincere la World Cup. Altro che Buga. Io personalmente consiglio a tutti il fucile a pompa. Stavo davvero dando consigli tipo: dovete avere un fucile da pompa, un fucile AR e una mitraglietta. Se siete fortunati, anche il cecchino o un lancio esplosivi non farebbe male. Un lancio esplosivi, un lancio esplosivi, che sono i materiali. Materiali. Subito equipaggiarsi anche di materiali. Questo è un punto che molti giocatori sottovalutano, ma è veramente fondamentale. Una delle cose, guardate che building, un giocatore da uno meno bravo è l'uso delle costruzioni in battaglia. Più le usate e più boia sarete. Boia, non mi sono avvicinato. No. Clip del gameplay, no. Di Stormen, uno ragazzi, dei giocatori migliori. Ragazzi, cioè, avete visto cosa ho fatto? Guardate cosa si faceva in season 2. In season 2, buildare significa costruire questa puttanata, ossia una scala con una rampa davanti, per sparare uno che ha 80 metri con una R. Vabbè che gli AR al tempo facevano 80 di danno, infatti l'ho shottato, quel tipo, che non ha buildato per nulla, perché al tempo vabbè chi è che voleva buildare. Stormen, il mio pro player preferito in assoluto, insieme a Ninja. Guardate che roba da H1Z1. Costruisce, fa spendere munizioni al nemico, lo porta in situazione di svantaggio di munizioni. Cioè, io stavo dicendo che Stormen è un grande perché costruisce, porta il nemico in svantaggio di munizioni e poi lo finisce quando è in svantaggio. Cioè, guardate il livello di building di Stormen. Quelle di assalto le imparo. Oh mio Dio, si è chiuso in un box fight. Ha editato malissimo, neanche in fretta. Cioè, guardate l'editing, guardate la velocità dell'editing. Signori, questa è la season 1. Guarda, guarda qua. Oh, non ce la fa neanche. Fa un headshot. Guardate come builda, guardate come builda. Assurdo. Grazie a voi iscritti, che veramente vi ringrazio perché non lo sapevo, è di colpire il cerchietto blu per distruggere più velocemente le cose e ottenere più. Un consiglio è di colpire il cerchietto blu quando si lutta, in modo da fare materiali prima e distruggere prima le cose. Questi erano consigli della season 1. E andavano! Come e dove ottenere i materiali? Ma vi rendete conto? Importantissimo è dunque comunque raccogliere materiali nelle fasi iniziali del gioco. È importante raccogliere materiali. Guarda che editing! Guarda che editing! Oh mio Dio! Questo è gameplay! Questo! Questo è gameplay! Quanto amavo questo Fortnite! Quanto lo amavo! Quanto amavo questa mappa! Oh, mi nascondevo so dietro gli alberi!
buttate giù un albero fino a che non rimane con 50 di vita. Vi serve legna, buttate giù un albero finché non rimane con 50 di vita. Non buttatelo giù del tutto, perché poi i nemici sapranno dove siete, perché da lontano si vede sparire l'albero. Questo era uno dei consigli più dati in assoluto da chiunque. Non distruggete le cose del tutto, perché poi i nemici vi vedono. Che storie. Ormai siete dei pro player con questi consigli, tipo usate le cuffie, fate materiali, prendete qualsiasi arma e buildate. Boia, con questi consigli si andava in endgame. Ma la gente non le faceva ste cose, per questo andavano. Era per questo che amavamo la season 1. Quindi è molto importante stare ad un basso profilo e non attirare l'attenzione facendo rumori o costruendo cose inutili. Non costruite mai il vostro fortino quando siete mid game. Non ha senso spendere i materiali. Ora, voi che non venite dalla season 1 / inizio season 2 non lo sapete, ma la gente a metà partita costruiva fortini. Ma non dico fortini per fare le 1 di 1, dico proprio fortini quadrati 2x2 a caso, perché volevano stare al sicuro, perché Fortnite era questo: costruire un fortino enorme per stare al sicuro. E più ce l'avevi grosso, e più potevi stare al sicuro. Grosso come quello di chi usa il codice supporto al creatore OctiPFI, esattamente, proprio così. Oh mio Dio, late game. Fase finale di una partita. Quindi camperiamo nel cespuglio. Guardate che io stavo a bordo safe in un cespuglio. Di solito quando arrivo in late game vado sempre di cespuglio in cespuglio, per non attirare mai l'attenzione. E il fortino io quando vado in endgame vado sempre di cespuglio in cespuglio, per non attirare mai l'attenzione. Top level gameplay season 1. Ma sia anche le case. Questo perché i giocatori avranno molta più paura di entrare in una casa piuttosto che di sparare a ogni singolo cespuglio che vedono. Per che? Cosa? Quanto ci ho messo a buildare sta roba? Questo cosa? I avranno molta più paura. Cos'è che ho fatto io? Piuttosto che di sparare ogni singolo. Cosa? Cioè, io ero lì a camperare nel cespuglio, mentre loro si lanciavano i razzi a caso. E c'era un altro che voleva camperare nel cespuglio e mi ha trovato. No, non ci credo mai. Qua abbiamo un altro video, ancora quando c'era la Tina. I 6 misteri di Fortnite. Ora non andremo a vedere tutto, ma uno dei misteri di Fortnite era l'orso Yogi. L'orso Yogi. Cioè, in pratica io in questo video stavo dicendo che ci sono due orsi per la mappa, e questo è un segreto che nessuno sa spiegarsi. Avete presente questo orso qua? Cioè, questo orso qua che poi c'era in versione più grande qua. Non ha ragione d'essere. Un altro dei misteri di Fortnite era il Transformer, quello delle macchine, no? Avete presente? Che c'è ancora nella mappa di Fortnite, tra l'altro. Anche nel capitolo 2 c'è ancora questo coso. C'è ancora, è sott'acqua, ma c'è ancora. Questa è una live dei primi momenti di Fortnite. Non c'era neanche Pinnacoli, raga. Questa era la zona dove c'era Pinnacoli. Non c'era ancora, era season 1 o comunque inizio season 2. Le granate avevano ancora quel logo lì, quindi deduco che fosse season 1. Lo Scar aveva il rumore che ti fa venire il cazzo duro, cosa che adesso non ha più. Ha il rumorino da signorine, da fanciulle, lo Scar adesso. Una volta aveva questo rumore qua che era bellissimo, cioè tu sentivi lo Scar, ti cagavi in mano con quel rumore. Adesso fa schifo il rumore dello Scar rispetto a quello vecchio. Ma anche il pompa del nonno aveva un rumore stra mille volte meglio. Guardate che high level gameplay. Guardate, avevo 75 di vita, 75 di scudo. Ho lasciato lo Scar, non so perché, sono scemo. Ero ancora magnanimo al tempo, adesso sono questo. Questo camperava nel cespuglio. Cioè, noi eravamo lì a curarci, lui era camperato nel cespuglio. Eccolo qua, un fortino 3x3. Allora era bello grosso. Infatti avevamo bisogno di tutti i lanciarazzi possibili e immaginabili per distruggerlo, per danneggiare il fortino nemico. Non era più facile buildare e andare da loro a pusharli. No, era meglio cercare di distruggerli razzo dopo razzo. Queste erano le tattiche della season 2 e posso dirvi, le amavo, era mille volte meglio. Questi erano i gameplay della season 1, raga. Ma che bellezza è! O li lasciamo, no, o gliela buttiamo giù. Raga, la cosa bella è che noi stavamo devastando il fortino, ma loro non facevano nulla. Cioè, vi rendete conto? Noi stavamo devastandogli il fortino da sotto, ma loro stavano in alto, non scendevano. E poi, io facevo di tutto, lanciavo granate, razzi.
Ok, guarda, guarda, guarda. Un'intera squadra devastata. Al tempo quando tu uccidevi la gente, cadeva, non ti davano la kill. Sono in due, sono... no, sono in tre. Quindi noi abbiamo ucciso un'intera squadra di un fortino enorme. A forza di razzi, granate, lanciagranate. E non abbiamo neanche fatto le kill. Questa era la season. Questa era la season. Gli altri erano morti, ma aveva pochissima vita. E signori, Otti si porta a casa la vittoria royale. Questa è la season 1.